Farmacia dei servizi, approvata la nuova legge, via libera del Consiglio all'adeguamento della normativa regionale a quella nazionale, astenuto il Movimento 5 Stelle. L'amicizia con gli animali nel libro Jack e Joe, il volume della scrittrice Francesca Bianchi è stato distribuito nelle scuole primarie toscane grazie al sostegno del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con la sola astensione del Movimento 5 Stelle, la legge regionale che disciplina i nuovi servizi erogati in farmacia. In sostanza, la legge già esistente del 2000 è stata adeguata alle normative nazionali che hanno introdotto il concetto di farmacia dei servizi e alle normative susseguitesi nell'arco degli ultimi 15 anni. Nella sostanza, noi adeguiamo la normativa regionale del 2000, la 16 del 2000, alle mutate normativa nazionale dal 2009 ha aperto alla possibilità di far svolgere nelle farmacie servizi diversi, servizi sanitari diversi, e con questa norma anche in Toscana si apre a tutti i servizi che sono, da un punto di vista normativo e quindi dal punto di vista delle leggi oppure anche di accordi Stato-Regioni eccetera eccetera, a tutti quelli che possono essere i servizi che possono essere erogati in farmacia potranno essere erogati anche in Toscana. Discipliniamo le modalità in cui devono essere organizzati gli spazi, dicendo che possono essere spazi, devono essere spazi interni alla farmacia separati per garantire la privacy, oppure spazi anche esterni alla farmacia, purché abbiano questi requisiti. Escludiamo soluzioni come gazebo o strutture precarie, salvo ovviamente situazioni di necessità, come è stato per il Covid, dove la regione, le aziende possono autorizzare, e discipliniamo anche tutta una serie di passaggi burocratici, cercando di snellirli, abbiamo cercato di eliminare tutti i passaggi non necessari, con le quali le farmacie comunicano all'azienda sanitaria che effettua i controlli quelli che sono la loro decisione di avviare nuovi servizi sanitari all'interno delle farmacie. Insomma, una norma che va a implementare le attività che possono essere svolte dai cittadini, che possono essere svolte dalle farmacie per i cittadini in maniera capillare su tutta la regione. Visto che parla come 105 in Toscana, non facciamo delle farmacie perché chiedete delle garanzie ulteriori, vi chiedete delle garanzie ulteriori, questo è il senso della legge. Non ci sono garanzie ulteriori, diciamo che chiariamo quali sono i percorsi burocratici che devono essere fatti, quali sono i requisiti che le farmacie devono avere, e chiariamo e diamo certezza sul fatto che possono essere svolti anche in Toscana in maniera abbastanza snella, ma garantendo comunque la sicurezza delle prestazioni. Quello è un elemento essenziale che le farmacie devono garantire, e chi fornisce ovviamente gli apparecchi che vengono utilizzati nelle farmacie. Se un cittadino telespettatore pensasse che sono piccole case di comunità, queste è cosa risponderebbe? Io penserei che è sbagliato dire che le farmacie sono case di comunità, e mi pare anche sbagliato metterle in contrapposizione, come alcune forze politiche fanno, cercando di dire che le farmacie devono sostituire le case di comunità. Le case di comunità sono l'architrave di tutti i servizi sul territorio e sono dove si integra la parte sociale, c'è l'assistente sociale, la parte sanitaria, sanitaria territoriale, dove verrà fatta sempre più diagnostica. Le farmacie sono un elemento di integrazione della rete sanitaria sul territorio anche della nostra regione, che acquisisce una valenza particolarmente significativa nelle aree periferiche dove non ci sono strutture pubbliche. È una infrastruttura di professionisti che possono essere di grande aiuto per i cittadini anche in adempimento di funzioni burocratiche. Pensiamo ai CUP che già si realizza all'interno delle farmacie, l'attivazione delle carte sanitarie. Presto, l'assessorato ha già annunciato, anche gli screening potranno essere una parte degli screening, come quello del colon retto. I cittadini potranno decidere se portare le provette nel distretto oppure le farmacie, che si integrano ma non competono mai con le strutture pubbliche che sono l'architrave del nostro sistema territoriale. Le farmacie potranno collaborare anche con medici e infermieri su alcune prestazioni che poi potranno eseguire? Le farmacie possono, ovviamente, tenendo conto che, ripeto, la parte di organizzazione della medicina territoriale è per noi la casa di comunità. Ovviamente il territorio regionale è vasto e diversificato, e quindi più siamo in aree marginali e periferiche, più è possibile che la farmacia sia il luogo magari anche della telemedicina, può per dire, no? Che quindi ci sia un luogo dove un cittadino va e si mette in connessione
con uno specialista che è da un'altra parte. Tendenzialmente dove ci sono strutture pubbliche questo verrà svolto nelle strutture pubbliche, ma le farmacie sono una parte importante proprio ad integrazione di queste, di questa tipologia di attività e su tutta una parte di diagnostica leggera, l'analisi del sangue capillare, ECG che possono già essere fatti e potranno a maggior ragione essere fatti nelle farmacie, punto di riferimento dei cittadini. La vaccinazione è possibile farla anche nelle farmacie, magari c'è anche un rapporto di fiducia del cittadino nei confronti del farmacista e ovviamente questo si costruisce anche con l'intesa con le farmacie. Ancora oggi non sono tantissime le farmacie che svolgono servizi, per noi è auspicabile che questa rete si allarghi e più, ancor più ci sia una prossimità tra cittadino e erogazione della prestazione sanitaria. Ma l'intervento legislativo che propone la maggioranza e per il quale voteremo a favore è molto tiepido. In realtà ormai si sta sviluppando nel resto d'Europa, si sta sviluppando nel resto d'Italia un concetto di farmacia nuovo e moderno, dove la farmacia non è soltanto un luogo dove si vendano e si comprano i farmaci, ma è un luogo dove possono essere erogate prestazioni e servizi sanitari. È un avamposto territoriale, soprattutto nei territori più sperduti o nelle periferie di disagiati delle grandi città, del servizio sanitario pubblico. Nelle farmacie dei servizi, la nuova e moderna farmacia dei servizi, potranno essere fatte anche prestazioni di diagnostica di bassa e media intensità, potranno svilupparsi intorno alla farmacia ambulatori sia dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, ma anche di specialisti, potrà lì trovare sede lo psicologo di base, l'infermiere di famiglia, insomma una nuova farmacia che avvicina la prestazione del servizio sanitario al cittadino, moltiplica i luoghi dove vengono fatte le prestazioni sanitarie, diminuisce le liste d'attesa e accorcia la distanza tra ospedale e territorio. Da questo punto di vista noi siamo convinti che la strada tracciata dal governo Meloni sia quella giusta. Sicuramente da questo punto di vista la risposta del Partito Democratico è tiepida, ma noi cercheremo di migliorarla nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Ma la Regione Toscana si adegua a una normativa di carattere nazionale per offrire maggiori servizi in dei presidi come quelli farmaceutici presenti di fatto in ogni città toscana. È l'opportunità di erogare servizi aggiuntivi sul fatto per esempio delle prelievi del sangue, sulla parte diagnostica, su alcuni elementi che possono essere alleggerire il carico di alcuni cittadini nell'ambito dei presidi ospedalieri. Questo può essere fatto anche in locali adiacenti alle attuali farmacie. È un investimento che non può essere obbligatorio per quanto riguarda le farmacie, è un auspicio di erogare servizi aggiuntivi, un'opportunità che la Regione Toscana consente sulla scia della considerazione oggettiva del fatto che le farmacie sono un presidio importante. Vi ricorderete quanto fatto anche nella scorsa legislatura dal sottoscritto che portò nelle farmacie i CUP, che ha cercato di portare maggiori servizi aggiuntivi, alcuni esami diagnostici possono essere fatti e refertati direttamente in ambito farmaceutico. Ovviamente serve la presenza di personale specializzato, serve la possibilità di avere locali idonei, serve comunque, è un'opportunità essenzialmente per erogare maggiori servizi in maniera capillare anche in quella Toscana diffusa dove non sempre le persone riescono a accedere ai servizi ospedalieri. Sì, dunque questa norma tende non solo ad aggiornare la legge regionale del 2000 recependo una legge nazionale del 2009, ma intende soprattutto offrire un'opportunità, soprattutto nelle zone più periferiche della nostra regione, a vantaggio anche di quei territori magari popolati da persone prevalentemente anziane che hanno bisogno di un punto di riferimento, come la farmacia, devo dire, si è contraddistinta in quest'ultima fase storica, soprattutto in tempo di Covid, già sulle vaccinazioni, come sui tamponi, come diciamo sui servizi connessi per i quali è stata proprio la Regione ad avvalersi di questa rete territoriale. La norma non fa un'elencazione puntuale di quello che la farmacia può espletare, ma dice che tutta quella diagnostica che non necessita di un laboratorio d'analisi, quindi con delle caratteristiche molto puntuali, può essere svolta direttamente nelle farmacie. In particolare penso alla diagnostica da sangue capillare, per esempio, quindi non il prelievo di sangue, ma tutta quella diagnostica, la glicemia, il colesterolo e chi più ne ha più ne metta, che può essere assolutamente monitorata attraverso un accesso in farmacia.
Ovviamente questa è una norma, ci saranno probabilmente anche interventi della giunta regionale che andranno a disciplinare in maniera più puntuale le caratteristiche, gli standard, per esempio, che devono avere i locali che ospiteranno questi servizi, ma l'aspetto importante è appunto questa nuova frontiera che si inserisce anche in un lavoro di costruzione di quella medicina territoriale per la quale i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevedono la realizzazione di ospedali di comunità, case di comunità e quindi in qualche modo un investimento reale sul territorio che vada a integrare i servizi della rete ospedaliera, che soprattutto possa rappresentare davvero una porta d'accesso per la sanità pubblica. Quindi già oggi le farmacie fanno per esempio tutta l'attività di CUP, sono partite anche con la vaccinazione Covid e anti-influenzale, oggi ecco, si completa questo panorama e ci auguriamo davvero che l'adesione delle farmacie sia massiccia e puntuale sul nostro territorio così vasto e così articolato. Ma allora, è vero, il punto di forza delle farmacie è la loro diffusione su tutto il territorio in una maniera eccezionale che difficilmente potremmo trovare con altre formule. È anche vero però che ci sono e stiamo spendendo tanti soldi nelle case di comunità e quindi rischiamo di avere delle sovrapposizioni perlomeno in determinati territori con la conseguenza di non sapere a chi rivolgersi, per cui il voto è stato sicuramente positivo, poiché inevitabilmente non è possibile non votare a favore di un presidio che possa essere un luogo di incontro per tutte quelle problematiche sanitarie che abbiamo. L'unico dubbio che mi resta è quello di come armonizzarle con gli altri servizi che già eroghiamo oppure stiamo per erogare in base al PNRR, dove tanti soldi, forse fin troppi, sono stati destinati alla costruzione di mura senza prevedere chi saranno gli attori all'interno di queste mura. Una favola che parla di come un'amicizia possa fare da tramite tra due mondi, quello degli esseri umani e quello degli animali. A raccontarla è il libro per bambini Jack e Joe, gli amici di Pinocchio, della scrittrice di massa Francesca Bianchi e illustrato da Anna Raffo, che è stato diffuso gratuitamente nelle scuole primarie toscane grazie al sostegno del Consiglio regionale. Il volume, bilingue italiano-spagnolo, è stato presentato ai piccoli alunni della terza A della scuola primaria Cairoli di Firenze. È bello aprire le porte del Palazzo del Pegaso alle nostre studentesse, ai nostri studenti, specialmente a quelli più piccoli. C'è vari modi per comunicare. Oggi proviamo a farlo attraverso un bel libro che racconta la storia degli amici di Pinocchio. Voi direte, cosa c'entra la storia degli amici di Pinocchio con le bimbe, i bimbi? E c'entra perché qui c'è un racconto su come vediamo il futuro, sul rispetto degli animali, sul valore che prevede tutto questo all'interno dell'Agenda 2030. C'è vari modi di comunicare, ma è importante usare il linguaggio giusto per arrivare a tutti. Ed oggi è bello essere qui insieme all'autrice a presentare questo che è un libro che andrebbe portato e fatto conoscere in tutte le scuole della Toscana. Jack and Joe è arrivato in Consiglio della Regione Toscana, ha fatto un viaggio molto lungo per arrivare a tutti i bambini d'Italia. Infatti ringraziamo proprio il Consiglio regionale perché ha permesso una distribuzione gratuita a tutte le scuole che hanno partecipato attivamente con molto piacere. Legato al rispetto per gli animali, libro bilingue italiano-spagnolo perché si porta avanti l'importanza del concetto della diversità e dell'unione con il plurilinguismo, vuole ricordare che l'essere umano ha la capacità di rispettare quelle che sono le cose diverse, principi di diversità, presunzione, non pregiudizio e alla fine grande amicizia che si può avere anche se siamo tutti fondamentalmente diversi. Quello che mi permetto sempre di dire ai bambini è che dobbiamo ricordarci che siamo tutti diversi e proprio per questo abbiamo un potenziale e dobbiamo imparare a coesistere in questo pianeta.
Allora, sono Alessandra Cotoloni e vengo da Siena e conosco Francesca sempre per motivi letterari poi. Questo libro io credo sia davvero molto importante, perché cominciare già quando sono piccolini a approcciarli alla lettura e ad affrontare anche tematiche in maniera più semplice, però è fondamentale perché poi possano poi dopo evolvere verso anche nuove letture in seguito. Perché Francesca nel suo libro affronta delle tematiche come la solitudine, come il pregiudizio, come la diversità in modo particolare. Per cui credo che siano dei temi che sono strettamente legati anche al mondo che stiamo vivendo in questo momento, e tutte queste cose devono cominciare, anche queste parole, che oggi affrontiamo anche delle parole difficili come appunto pregiudizio, che questi bambini non conoscevano ovviamente, ma il fatto di avvicinarli a queste parole serve per davvero anche a far riscoprire anche dei valori che rischiamo altrimenti poi di perdere.